Buongiorno a tutti e grazie per aver accettato l'invito da parte dell'amministrazione per questa brevissima conferenza stampa relativa al servizio di sosta a pagamento. Abbiamo voluto convocare, io intanto porto il saluto del sindaco che non è presente per un impegno che aveva assunto, dicevo che abbiamo voluto convocare questa breve conferenza stampa per attenzionare il servizio di sosta a pagamento che a breve partirà nella nostra cittadina. Lunedì 23 infatti è previsto l'inizio della sosta a pagamento. Sostanzialmente quindi questa conferenza stampa è stata convocata per innanzitutto dare la massima informazione ai cittadini che poi sono i reali fruitori di questo servizio, ma anche per diciamo, attenzionare eventuali dubbi o perplessità che possono nascere da un servizio che anche in passato sicuramente qualche polemica l'ha sollevata. Da questo punto di vista quindi di concerto con il comandante Diego Mangiò, che ringrazio per essere qui presente, con il concessionario della ditta Salvatore Duro, abbiamo deciso appunto di programmare questa conferenza stampa per evidenziare quelli che saranno gli aspetti di questa concessione. Innanzitutto la concessione comprende una serie di attività che servono quindi a facilitare l'accesso alla sosta e la regolare fruizione. Quindi la verifica dell'utilizzo delle aree di sosta da parte degli utenti, un'idonea assistenza ed informazione sempre agli utenti, il controllo delle apparecchiature, la sorveglianza delle condizioni operative di tutte le aree e la segnalazione di eventuali irregolarità nella sosta alla Polizia Municipale o agli ausiliari del traffico. Questi sono gli aspetti proprio da un punto di vista generale. La concessione poi avrà una durata di 3 anni e interesserà per la maggior parte le aree che ricadono sulla nazionale, quindi la via Regina Margherita, la via Francesco Crispi, la via Stradella Catania, con delle zone in cui invece la sosta a pagamento non è prevista e ci sono gli stalli liberi. Anche sempre nella nazionale la zona a monte non sarà interessata, in alcuni tratti in cui sono presenti gli stalli nella zona a monte non saranno interessati dalla sosta a pagamento. Altri aspetti che si modificano invece riguardo al passato sono rappresentati dal fatto che non vi saranno più i gratta e sosta che abbiamo avuto in passato, ma questa tipologia ha previsto la presenza dei parchimetri e quindi l'utente sostanzialmente avrà la possibilità di trovare sul territorio comunale dislocati questi parchimetri, all'interno del quale inserendo le monete verrà dato il biglietto relativo al periodo di sosta in funzione del quantitativo economico che viene inserito. Quindi questa è la prima novità sicuramente importante rispetto al passato. Altro aspetto riguarda la tariffa evasa, quindi la sanzione amministrativa, che io cerco di spiegare da un punto di vista generale, poi magari se avete bisogno di delucidazioni c'è qui il comandante che può delucidarvi. Mentre in passato veniva immediatamente, nel momento in cui il pagamento non veniva effettuato o comunque c'era una illegittimità, veniva immediatamente fatta la sanzione amministrativa, che se non erro era in alcuni casi 24 euro, 39 euro a seconda, comunque un importo quindi abbastanza elevato. Con questo capitolato invece viene previsto che cosa? Che l'accertamento del mancato pagamento viene conseguito solamente rispetto al periodo in cui uno non ha effettuato il pagamento. Quindi che succede? Se ad esempio io parcheggio, non metto il biglietto, il corrispettivo che devo pagare per non aver messo il biglietto è relativo solo alla mezzogiornata. Se la macchina permane anche nel pomeriggio, ovviamente il corrispettivo sarà per l'intera durata. Ovviamente oltre a questo vanno aggiunte anche le spese, quindi la tariffa per come prevista è in generale di 1 euro l'ora e c'è la possibilità anche della mezz'ora, quindi 50 centesimi. Oltre a questo è previsto anche la tolleranza di 15 minuti, che sottolineo va segnalata da parte dell'utente, quindi l'utente quando parcheggia
Innanzitutto, se vuole fare una sosta breve, ecco, per acquistare una cosa al volo, per prendere un caffè, ha la possibilità di usufruire di questi 15 minuti di tolleranza. Nel momento in cui vengono superati questi 15 minuti, bisognerà fare il biglietto. Se il biglietto scade, si corrisponde alla tariffa evasa. La sanzione amministrativa, che invece è quella che veniva fatta in passato, scatta soltanto nel caso in cui viene mancato pagamento della prima sanzione, che viene fatta immediatamente. Una volta che vengono superati 10 giorni lavorativi e nei 10 giorni non viene pagata la sanzione per la tariffa evasa, scatta la sanzione amministrativa, a quel punto che quindi comprende un aggravamento, diciamo, anche in termini economici. Un altro aspetto che vi comunico sono gli orari. Nel periodo, chiamiamolo invernale, che va dal 16 settembre al 15 giugno, gli orari saranno dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Nel periodo estivo, quindi dal 16 giugno al 15 settembre, gli orari saranno la mattina dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21. Ovviamente sono esclusi i festivi. Quindi questo per quanto riguarda gli orari. Le tariffe le abbiamo attenzionate, le ripeto: un'ora per ogni ora di sosta e 50 centesimi come tariffa minima per la durata di 30 minuti. E questo per quanto riguarda quindi le tariffe e gli orari. Le modalità di riscossione l'abbiamo evidenziato anche, se avete altri aspetti da sottolineare li possiamo anche affrontare. La durata del contratto, abbiamo detto, è di 3 anni. Ah, poi c'è la possibilità anche dell'abbonamento, che come costo sarà di 80 euro se l'abbonamento viene fatto per l'intera giornata, mentre 40 euro per la mezzogiornata, quindi si può scegliere o per la mattina o per il pomeriggio. È stato previsto anche che vengano rilasciati degli abbonamenti mensili agevolati, ma in questo caso bisogna evidenziare delle particolari condizioni da un punto di vista anche economico, quindi è prevista una decurtazione del 50%, diciamo, per le fasce deboli. Magari poi, se vuole approfondire il concessionario della ditta, può farlo. Questi quindi sono gli aspetti da un punto di vista generale. Io spero di essere stato abbastanza chiaro. Qualora ci fossero delle domande che volete approfondire, appunto il comandante e anche il concessionario sono qui a disposizione per evidenziare eventuali aspetti che magari non vi sono poco chiari. Per quanto riguarda il parcheggio in doppia fila, che è veramente un grande problema, scompare totalmente. Allora, di questo lascio la parola al comandante. Intanto Intanto buongiorno a tutti, voglio rispondere alla domanda. Questo, che i parcheggi in doppia fila, se sono stati tra virgolette poco attenzionati, perché vista la carenza di posti che ci sono nel nostro paese per vari motivi, per ovvi motivi, abbiamo avuto un minimo di tolleranza per dare modo ai commercianti di poter lavorare, solo per questo. Nel momento in cui inizierà l'appalto per i parcheggi a pagamento, la doppia fila scomparirà, questo ve lo posso assicurare. Anche per quanto riguarda il parcheggio a Schiena di Pesce, in zone dove invece si deve parcheggiare in modo non esisterà più. Non esisterà più. Da questo punto per di quanto, vista, per quanto mi, per quanto mi compete, per le direttive che darò ai miei collaboratori, farò di tutto perché questo non avvenga. Indubbiamente ci sono dei momenti in cui non sempre possiamo essere presenti ai vari punti del paese, ce la mettiamo tutta, però dico. Ok? Il mancato pagamento del turno del ticket, si parla penso del turno della mezza giornata. Sì, ma pagamento entro 10 giorni cosa scatta? Scatta la sanzione amministrativa, l'articolo 7, sei in assenza totale oppure sei scaduto, e l'articolo 15 sei scaduto. Articolo 7 sei in assenza totale, l'articolo 15 sei scaduto. Sì. Sanzione amministrativa, sì. Quindi per il livello di sosta? Sì, io di sosta. Sono 29, sono 39 più le spese. O 24, in base all'articolo applicato. E ovviamente viene a cadere l'accertamento iniziale. E ovviamente, giustamente, deve far notare, il signor Duro viene a cadere l'accertamento iniziale perché non è dovuto, quindi noi si paga direttamente la sanzione amministrativa. Si paga quindi 30
se non hanno pagato pagano la sanzione. 24 euro se è scaduto, 39 se è completamente assente. Se è assente il biglietto, cioè se scade il biglietto, quindi viene fatta una prima sanzione. Allora, si può anche pagare per un periodo, cioè io parcheggio e pago per un'ora, giusto? Se invece non lo metto completamente, allora viene il divieto di sosta con 39 euro, articolo 7. Se invece è scaduto, arriva, cioè viene applicato l'articolo 15 con 24 euro. Queste sono le due differenti sanzioni. Casi estremi. Altre domande? Se no diamo la parola al concessionario che spiegherà anche le tabelle in termini di segnaletica, gli interventi che sono stati. Qua subito? Posso? Qua subito, penso per la sera. Allora, accertate che c'è sempre confusione sul mare di Santa Teresa, specialmente nelle ore del pomeriggio, attraversare queste 4 chilometri diventa veramente problematico. So. A parte questo, nella salita che fai non sono... Questo. Qualche giorno fa il sindaco ha fatto una delibera dove mi ha dato l'incarico di prendere visione del piano viario di Santa Teresa, e vi posso anticipare che questa è una di quelle cose che metterò e farò rilevare al sindaco e alla giunta municipale per prendere i provvedimenti di competenza. Già preventivata. Questa è qualche altra sicuramente. Sì. Anche questo, sì. Infatti fa parte della delibera, è una ricognizione generale del piano viario di Santa Teresa che sto mettendo a punto, ho iniziato. Ma si fa ora o si farà settembre? No, io a brevissimo tempo farò le mie relazioni e trasmetterò tutto alla giunta per le decisioni di competenza. Prima del 19. Non ci arrivo. Domani. Non ci arrivo stanotte. Stanotte sono impegnato col consiglio comunale, non ci arrivo. Stanotte sono qua, quindi. Grazie, comandante. A disposizione. Lasciamo. Vabbè, mi sposto io, dai. Detto il presidente del consiglio, noi da lunedì iniziamo questo servizio. In linea di massima sarà, diciamo, utilizzato per il controllo della sosta il personale che è stato impiegato precedentemente dall'editto che precedentemente aveva il servizio. Non so se ci sarà qualche leggera modifica, però non è nell'intenzione della mia ditta di apportare delle modifiche sostanziali. Ovviamente ci sono tanti altri ausiliari al traffico, anche alcuni miei dipendenti sono ausiliari al traffico, per cui nel tempo ci potrebbe essere anche un avvicendamento. Personale che ha già lavorato, conosce bene il proprio lavoro, credo che abbia svolto abbastanza bene nel passato le proprie mansioni e mi auguro che continui a fare bene il lavoro che dovrà fare. Per quanto riguarda, noi da oggi pomeriggio cominceremo a montare le apparecchiature, i cartelli e tutto quello che serve. Io ho qua portato con me una bozza del cartello che andiamo ad attaccare sui pali, nel quale sono spiegate in linea di massima le regole di funzionamento del parcheggio, con il periodo di funzionamento che magari adesso vi darò qualche copia in modo che eventualmente potete voi anche in linea di massima ripetere tutto quello che ha precedentemente detto il Presidente e lo giudice. Fra le altre cose, in questo cartello noi ci troviamo le possibilità di pagamento e di emissione degli abbonamenti. Gli abbonamenti e i pagamenti possono avvenire, in ogni caso sarà spiegato sul modulo che verrà messo sulle macchine, sull'accertamento che verrà messo sulle macchine, e il pagamento può avvenire o presso gli uffici della ditta che si trovano in via Torrente Agro qua a Santa Teresa, o tramite conto corrente postale. Quindi l'utente è messo nelle condizioni di poter adeguatamente, diciamo, mantenere gli impegni nel caso in cui non ha provveduto al pagamento del biglietto.
E per quanto riguarda la tariffa base, la tariffa base sarà al massimo di 4 euro per, a titolo di tariffa base, perché il turno massimo è di 4 ore. Ovviamente se la multa sarà fatta alle 10 o alle 11, la tariffa base sarà, scatterà dalle 10 o dalle 11 fino all'1, quindi sino a fine turno sarà 2 euro o 1 euro o 3 euro che sia. A questo saranno aggiunto un importo fisso che è definito spese e penale, così come previsto dal codice della strada, che vanno, sono delle spese che vanno a favore della ditta. Di conseguenza la sanzione, diciamo, l'accertamento avrà un valore variabile da 8 euro a 11 euro al massimo. La tariffa base va alla percentuale anche la ditta. La tariffa base verrà calcolata così come previsto dal capitolato d'onere, dalla gara d'appalto. 4 euro, no, si paga da 20 euro. Sì. 4 euro, 4 euro, su, questo ci sta aggiungendo ora. No, però se desideri vedere, non è 8 euro, sempre 8 euro. No, scusa, ci sono delle spese fisse, ci sono delle spese fisse che vengono sostenute dalla ditta, che è tutta la gestione di queste verbali. Queste spese fisse previste dal codice della strada hanno un importo che viene calcolato in 7 euro. A questo si aggiunge la tariffa base. Sulla tariffa base poi sarà calcolato l'importo che va al comune e le spese che ci possono essere. Quindi alle 11 verrà emesso un accertamento del valore di 2 euro a titolo di tariffa base e di 7 euro a titolo di spesa. Ma se io vado a pagare all'ufficio, sì, devo pagare la tariffa base più 8 euro? Sì, più 7 euro. Dalla valenza della braccia. Questo è, diciamo... Vabbè, questo eventualmente sarà da verificare se ci sono delle cose che... Però, insomma, agevolavo, mi viene a pagare già se non tra buona volontà da dover andare a pagare. Per te, ma la usò, dove lo conosci? Guarda, l'esperienza del passato, l'esperienza del passato ci insegnano che a mezzogiorno potenzialmente nessuno farebbe più biglietto. Alle 11:30 nessuno farebbe più biglietto, per un motivo semplicissimo: tanto se mi beccano pago un euro, invece di metterli là dentro, poi se mi beccano gli vado a dare un euro, se non mi beccano non mi costa niente, mi va bene. L'intenzione si paga, l'intenzione di pagare meno? Non è la questione di intenzione o meno, veda, la gestione di questo servizio impostato in questo modo comporta certamente delle spese. L'accertatore che deve mettere l'accertamento, il costo degli accertamenti, il costo di gestire tutto questo accertamento con un software, con un programma, con delle persone che in ufficio deve gestire tutte queste accertamenti che non vengono pagate o non pagate, che non vengono fatte. Di conseguenza questo costo deve essere a carico ovviamente di chi è stato un po', definiamolo, indisciplinato non pagando il biglietto. D'altra parte c'è la possibilità della mezz'ora anche a 50 centesimi, di conseguenza chi non lo vuole pagare il biglietto non lo paga, ed è giusto che venga un momentino, diciamo, non dico punito, però in ogni modo indirizzato per la prossima volta a provvedere o a mettere il tagliandino per la sosta dei 15 minuti o andare a fare un biglietto anche dei 50 centesimi. Una domanda, quindi prima quando c'era il discorso dei carte vinci, c'era la possibilità di poter usare sì, tagliandino della ricevuta del pachimetro, e quindi scatta l'ora o la mezz'ora. C'è in quel caso i 15 le dico minuti subito, le dico intanto, automaticamente si va in sanzione. Intanto le dico subito la differenza tra il gratta e sosta e il parcometro. Mentre con il gratta e sosta ero obbligata a mettere o un'ora o due ore e mezzo o che sia, con il parcometro il tempo esce in funzione dei soldi che si mettono, con un minimo che è 50 centesimi, perché il minimo consentito è mezz'ora. Però potenzialmente poi può andare a mettere 60 centesimi, 70 centesimi, 80 centesimi, 1,20 euro, 1,50 euro,
cioè potenzialmente la macchina dà il tempo in base ai soldi che vengono messi, però non dà il resto, perché la macchina per dare il resto si dovrebbe programmare il tempo, e le nostre macchine non sono predisposte per questo. Al momento ci sono poche macchine in circolazione che consentono di dare il resto. Quante macchine verranno messe? 20 macchine. La distanza, diciamo, massima dalla macchina al parcometro massimo può essere circa 60 metri, quindi 10 posti macchina, il punto più lontano dal parcometro. Sostanzialmente mezzata comunque la sensazione, no? Per ritornare al discorso di prima, ma scusate, prima 24-39. Sostanzialmente la sanzione, dico, cioè, che sia chiaro, e mi auguro che anche da questo punto di vista voi lo sottolineate, la sanzione, la prima sanzione che viene fatta nel momento in cui io cittadino non pago è dimezzata del 50% rispetto al passato, che se prima era 24 euro... Stai parlando rispetto alla sette, direttore? L'Union Service no, direttore. Io, non lo so, io non conosco ora, mi viene difficile conoscere tutti. Le dico una cosa, rispetto al passato, per essere precisi, per non avere fraintendimenti, la prima sanzione che viene fatta è dimezzata, quasi, dico, all'incirca, ecco, diciamo, del 50%. Perché? Io con la cooperativa New Service da 2 ore e 40 siamo passati a 24 ore. Perché non c'era la fase intermedia di andare a pagare all'ufficio. E qua abbiamo trovato, credo, la via di mezzo. Credo che come logica è stato. No, direttore, non sono d'accordo. No, ma se paga il parcheggio. Non sono d'accordo, nel senso che la stangata è 24 euro, direttore. La stangata non può essere 10-11 euro. Tu dici, è la via di mezzo, credo che sia la via di mezzo giusta, perché altrimenti se nessuno paga, dico, è giusto. Sto dicendo che c'era gente che si accontentava di non pagare, poi pagare, se veniva a portare, certo, no, questo non deve accadere. No, questo per carità, ma credo che da questo punto di vista sia giusto. Io sì. Lo dico soltanto una cosa. Scusate. Volevo soltanto dire una cosa, questa è una preghiera che io faccio all'utente, a tutti gli utenti. Qua se parliamo di stangate, di verbale e così via dicendo. L'anno scorso noi abbiamo incassato come quando Polizia Municipale, una cifra che non sto qua a dire perché è scritta... Ecco, bravo, così, perché vuol dire che ti sei fatto fare un verbale. Allora, volevo dire, fatemi... Volevo fare una preghiera invece agli utenti. Cerchiamo, è stato fatto questo servizio perché a parere di tantissime persone è un servizio utile per poter trovare un posto, un parcheggio, e quindi utilità per tutti quanti, sia per le attività commerciali sia per gli utenti in genere. Quindi cerchiamo di collaborare, perché nessuno ha l'intenzione di andare a dare delle mazzate in un periodo come questo, dove i problemi sono veramente grossi per tutti. Quindi cercate di collaborare, perché 50 centesimi, un euro che sia, sicuramente è sempre una spesa, ma è utile a tutti quanti. Quindi collaborate. C'è il lungomare, perfetto. Collaborate con noi, perché non c'è nessuna intenzione di dare delle mazzate a nessuno. Ok? Solo questo qua. Sto chiedendo la collaborazione dei cittadini, che penso che sia la cosa fondamentale perché le cose vadano bene, perché possiamo avere pure un esercito, possiamo avere 200 vigili urbane, ma se non c'è collaborazione da parte dei cittadini siamo sempre puntati a capo. La signora poco fa mi ha fatto una domanda giusta, lecita: come mai le macchine a spina di pesce? Perché le macchine a spina di pesce? Perché la gente non tiene in considerazione che dietro quella macchina a spina di pesce c'è un altro utente che rimane fermo, bloccato. E non c'è vigile urbano che esista se non c'è l'educazione civica, questo dico io. Cioè, non è un da questo punto di vista l'appello del comandante è sicuramente giusto, ed è quello poi che
che può dare effettivamente risultati se noi, se l'obiettivo è quello di avere una cittadina ordinata, che sia il più possibile ordinata, sicuramente il primo passo in avanti lo dobbiamo avere e siamo sicuri che lo avremo da parte dei cittadini. Quanti sono previsti gli stadi blu? Sono 200 per appalto, sono 250. Io non so. 250, no? 250 circa. E bianchi sulla nazionale ce ne saranno, stadi bianchi oppure no? Sì, ci sono. Ce ne sono in parte, sì. In parte no, sì. Abbastanza, no? In parte. Tutto lato monte e tutto lato. Tutto lato monte, tutto sicuro, e una parte anche lato mare. Considerando che il lungomare è e permane gratuito, assolutamente gratuito. Questo avanti e indietro con le sedie, rispondo io a questa domanda perché nel capitolato c'è una voce ben precisa, no? Ci sono, volevo premettere questo comunque, noi abbiamo delle sentenze che purtroppo, dico purtroppo, perché chi è disabile sicuramente già a monte ha una sua problematica di vita, quindi dico purtroppo in questo senso, che dicono che i disabili nei parcheggi a pagamento devono pagare, fermo restando che sempre per legge bisogna lasciare libero ogni 50 posti un posto per i disabili. Quindi noi abbiamo fatto queste previsioni e abbiamo fatto qualche stallo ancora in più di questo. Comunque, siccome con la vecchia gestione abbiamo avuto dei grossi problemi anche a livello di sentenze per ricorsi fatti da disabili che sono stati verbalizzati, in questo capitolato abbiamo inserito la possibilità ai disabili di parcheggiare. Però sarà valutato volta per volta la situazione del disabile. Mi spiego meglio: se una persona disabile che è guidatore e quindi ha bisogno di parcheggiare a tutti i costi perché non ha altre possibilità, sarà preso in considerazione in qualsiasi modo avvenga. Se invece c'è il guidatore che tranquillamente può parcheggiare la macchina in altri punti, e allora sarà presa in considerazione anche questa soluzione. Si vedrà, perché i furbetti purtroppo, a discapito delle persone che hanno veramente bisogno e che hanno grosse problematiche di deambulazione e di quant'altro nella disabilità, ci sono tantissimi furbetti, ma ne abbiamo non finire mai. Quindi se noi daremo la possibilità a tutti i furbetti di occupare i nostri posti, allora è come se non avessimo fatto nulla, cioè non serve il parcheggio a pagamento. Tutto qua. Quindi sei il disabile che parcheggia. Perfetto. Sarà preso in considerazione con tanto di libretto intestato al signore che è disabile. Sicuramente non pagherà. Questo è assolutamente. Mentre quello che fa l'autista, si potrebbe fare il giretto tranquillamente, quello sarà preso in considerazione in modo diverso. Penso che sia una cosa giusta nei confronti di tutta la cittadina. Il controllo è difficile, certo che è difficile. Va bene. Altro? Ci sono altre domande? Ok, io allora, se non ci sono altre domande, vi ringrazio ancora una volta per la disponibilità e alla prossima. Arrivederci. Grazie.